Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati all'appuntamento radiofonico del Consiglio regionale del Piemonte. Il 26 giugno il Consiglio regionale ha commemorato l'appuntato scelto dei carabinieri Manuele Brai, morto in Afghanistan. Ha poi approvato all'unanimità lo stanziamento di 100.000 euro proposto dal Comitato di Solidarietà per i terremotati dell'Emilia-Romagna. Il 28 giugno l'Assemblea ha svolto una sessione straordinaria sulla macroregione alpina. Nella seduta del 3 luglio il Consiglio regionale ha votato gli ordini del giorno collegati al disegno di legge di riordino del settore dell'Information and Communication Technology e poi ha approvato l'ampliamento dell'ambito territoriale d'inchiesta della Commissione sulla gestione urbanistica. L'ufficio di presidenza e l'assessore trasporti hanno poi incontrato una delegazione di lavoratori ex Wagon Lits, da mesi senza occupazione. Verrà sottoposta all'Assemblea l'istituzione di un tavolo di concertazione per la revisione della legge statutaria, proposta dall'Ufficio di Presidenza e decisa dai capigruppo. Valerio Cattaneo, Presidente del Consiglio regionale. Istituiremo un tavolo dove siederanno tutti i capigruppo, l'Ufficio di Presidenza ed alcuni consiglieri, col quale sostanzialmente verificare e trovare delle convergenze sulla riduzione del numero dei consiglieri, su una nuova legge elettorale e anche fare un ulteriore passo, diciamo un po' lo terzo step, sulla riduzione dei costi del Consiglio regionale, in particolare dei costi della politica. Palazzo Lascaris ha ospitato il 2 luglio un Consiglio regionale aperto sull'Europa, un momento di riflessione su come l'unione monetaria, ma anche politica dei paesi europei, possa tutelare la crescita economica e la democrazia. Mercedes Bresso, Presidente Comitato delle Regioni. L'Europa deve ridarsi un assetto costituente, quindi iniziare a ragionare anche sulla base di ciò che è stato approvato al Consiglio europeo, iniziare a ragionare sul nostro futuro. In questo futuro occorre che ci sia anche un ruolo delle regioni, in particolare le regioni di quegli stati che, avendo un impianto federale, già oggi riconoscono un ruolo specifico delle regioni nelle politiche europee. Roberto Boniperti, vicepresidente del Consiglio regionale delegato alla Consulta europea. Il territorio piemontese potrà essere una parte importante di questa nuova regione europea. Tutte le nostre peculiarità saranno sicuramente più facilmente esportate e porteremo il Made in Piemonte in Europa. È fondamentale per i nostri imprenditori, per la nostra economia, per le nostre peculiarità. Quest'estate in Piemonte la sesta edizione di Voci dei Luoghi, una serie di appuntamenti teatrali all'aperto nei luoghi di montagna dove si svolse la lotta partigiana per ricordarne gli ideali e i protagonisti. I comuni montani che ospitano gli spettacoli delle quattro compagnie sono 24, a cui si aggiunge la città di Torino. E dal Consiglio regionale è tutto, a risentirci alla prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.